E mentre lentamente ci si avvicina al clima pasquale, già la prossima settimana saremo pienamente dentro quello che è questo periodo importante dell'anno liturgico, l'Italia in quarantena scopre ancora una volta di essere più allo sbando, in preda alla confusione e al panico. Adesso, con le nuove ultime restrittive norme varate in nome dell'emergenza dal governo Conte e da numerosi governatori regionali, compresa la nostra regione, la Calabria, ulteriori difficoltà di spostamento si stanno registrando anche per quei viaggiatori assolutamente immuni dal contagio con il coronavirus. Che vengono di fatto bloccati. Giustamente le forze di polizia, la polizia ferroviaria, non fanno altro che applicare le leggi e li fermano, però tutto questo crea grossissimo disagio, soprattutto laddove si registrano casi di grave difficoltà, di gente che ha perso il lavoro, che è cosa diversa da quella fuga in massa di 15 giorni fa, 20 giorni fa, quando alle prime avvisaglie del contagio, persone, soprattutto giovani e dipendenti da attività lavorative, statali, supplenti scolastici e altro, presero in massa il treno e fuggirono al sud. In questo caso ci troviamo con persone che non erano fuggite, che sono immuni dal contagio, ma che ciononostante vengono bloccate nella loro necessità di ripartire. Alcune fonti autorevoli comunicano che in alcune importanti città e con la collaborazione di alcuni governatori meno adusi a far proclami televisivi e più dotati di senso pratico, stiano risolvendo la problematica con una autorizzazione rilasciata dal governatore o da un esponente politico di rilievo della giunta che abbia l'autorità di poterla fare, con la quale, esaminata la richiesta che il cittadino dovrebbe inoltrare, rilasciano una sorta di lasciapassare, di nulla osta, e in questo caso l'esibizione del documento consentirà al viaggiatore di poter superare lo sbarramento, andare oltre i tornelli, prendere il treno e ritornare a casa, dove comunque si dovrebbe mettere rigorosamente in quarantena a prescindere. Questo accadrà anche in Calabria? È quello che ci domandiamo. Esiste un numero verde? Esiste la possibilità per il viaggiatore, che sia giovane, meno giovane oppure anziano, che si trova in una grande città, che sia Roma, che sia Firenze, che sia Milano, che sia Torino o un altro luogo del mondo, e debba avere la necessità di ottenere questa certificazione, un numero verde, un qualcosa che consenta al cittadino di comunicare con l'istituzione regionale. In Calabria, mi sa, per quelle che sono le nostre conoscenze, che tutto questo ancora non c'è. E allora ci auguriamo che venga attivato nell'immediatezza e venga pubblicizzato al fine di consentire a quei nostri corregionali che devono ritornare nella propria terra di poter far ritorno. Non è sufficiente dire blocco tutto, blindo tutto, nessuno entra più e nessuno esca più per risolvere il problema. Il problema coronavirus si deve risolvere. Bisogna stare attenti alla ulteriore emergenza, quella di carattere sociale, che è un fuoco che sta, come dire, restando vivo sotto la cenere e prima o poi divamperà in maniera veramente paurosa.